Allora ci siamo. In realtà volevo fare una piccola diretta senza andare così lontano, senza andare oltre, ma diciamo adesso e dopo accendiamo anche Simona dalle Marche. Ecco. Non c'è molto buona connessione, Irina, oggi con te. Non ti vedo. Non ti vedo, non ti vedo. Insomma, ragazze, esatto quello che ha scritto una ragazza prima. Si stupiscono alcune persone che, diciamo, che vogliono tutto gratis, macchinette che costano pochissimo, invece poi, come si dice, ok, c'è Irina, invece poi vogliono anche prendere tanti soldi, eccoci qua. Ciao, Irina, voglio solo un piccolo consiglio anche da te, perché sembra che io sono sempre parlo io, sempre questa stronza che sempre qui si mette in mostra che deve scendere dal piedistallo, togliere la corona. Irina, che cosa pensi tu e che consigli tu puoi dare a queste ragazze che anche tu hai allieve dalla nostra accademia, no? Anche nostre future magari allieve, no? Che consigli tu puoi dare anche tu, perché anche tu sei arrivata a un certo livello grazie a te stessa. Avevi tanti mezzi per arrivare, ma ti sei data da fare. Dimmi. ma io come amo, racconto la mia storia, no? Di come ho conosciuto te, perché io arrivo sempre da una storia di il mio primo corso l'avevo fatto a Roma un po' imposto, perché io non pensavo mai di iniziare a fare il trucco semipermanente, anzi ero quella che consigliava a fare i tatuaggi a tutti. Poi da lì ho fatto un altro corso e sapete, sono arrivata ragazza a un certo punto che ho detto: vabbè, siete tutte stronze con piedistallo che state cercando di prendere i soldi. E io basta, imparo a fare tutto quanto su YouTube. Quindi ero un attimino quella persona che ho detto: no, no, visto che tutti vogliono i soldi, ciao. Dopo mi sei comparsa tu, sempre in internet, e tutti quanti a parlare male di te, no? Ora, Ah, classico. io sono una persona che mette sempre tutto in dubbio, quindi dicevo: ma perché, scusate, tutti quanti attaccano questa certa Victoria? Quindi mi sono messa a seguirti, no? Quindi, ragazzi, quando voi avete delle situazioni o delle master, oppure anche delle ragazze che dentro di voi sentite che è la persona giusta, però anche se tutti parlano male, cercate di ragionare con la vostra testa, perché noi comunque una testa ce l'abbiamo e o diventate la massa, ok? O diventate voi stessi come personalità. E quindi lì per lì ho iniziato a seguirti, vedevo i lavori, a un certo punto ho detto no, io dentro di me, per quanto la mia testa mi può dire, ma guarda quanto scrivono male di questa persona, dentro di me è la sensazione che è la persona giusta, no? Quindi sai, ho preso la macchina, mi sono fatta tutto il viaggio fino a Torino e ciao. Quindi il consiglio semplicemente è di avere la vostra testa, smettete di essere il pallino di tutti gli altri, del marketing, di questi corsi gratis e tutto quanto. Il gratis ci sta, ma ci deve essere un perché, no? Anche Vika ha fatto un webinar e nessuno ha pagato niente, però ci deve essere un perché sul retro, ci deve essere un motivo per cui io te lo do. Il motivo non deve essere perché dopo tu devi venire a fare il corso con me. Che senso ha? Siete voi che dovete decidere chi è la persona giusta oppure la persona che volete seguire, perché dopo questa Questo persona. deve essere un vostro motivatore, no? Per andare avanti, perché voi prendete la formazione, che cosa vuol dire? Che voi andate avanti, voi poi siete molto più bravi, giusto, Irina? Poi, Vika, sai, un discorso è, ok, io posso anche pagare tanto, ma non è il quanto io pago, è quanto mi daranno a quel che io pago, perché è inutile, potete fare anche corsi a 99 € e sappiamo molto bene che ci sono, ma quello che vi danno a questi corsi, oppure a questi corsi gratuito,
Ne vale la pena quelle 2 o 3 ore che avete speso, oppure ne vale la pena di fare un viaggio di 2 o 3 ore per arrivare a una persona che ti dà molto di più e tu torni e che inizia a lavorare? Perché alla fine il tempo nessuno te lo regala, il tempo passa. E niente, quindi attraverso le stupidaggini, il tempo perso, tutto quanto, arriverete a capire, no, meglio se pago, oppure sono passate tutta questa parte e andate avanti praticamente. Esatto, per cui informarsi bisogna sempre con i migliori, chi è anche perché comunque in ogni caso adesso io capisco anche le ragazze fanno confusione perché il mercato è molto ampio, il mercato è saturo veramente di molta formazione, di molti corsi, molte accademie. E giusto è che voi andate chi che vi attira più con, come si dice, con i lavori, con quello che fa nella vita, con la crescita di questa persona dovete vedere, non che è un pincopalino che sta, non lo so, in un paesino del cavolo e dice e scrive sotto ogni post master internazionale, ma master internazionale di che? Vabbè, lavori, dica. Lì, ragazze, dovete guardare letteralmente il lavoro delle persone e vi chiedete semplicemente: io mi farei un tatuaggio così? Se la risposta è no, che cavolo andate ad imparare da questa persona? Semplice. Se la risposta è Devono sì, cercare di cazzo, no? essere, devono essere, dovete cercare di essere esclusivisti, cioè vuol dire fare un lavoro, certo tipo di lavoro esclusivamente per questa persona, per questo tipo di pelle. Non esiste che un pigmento o un ago o una tecnica o un stesso disegno va bene per tutti, e questo vi deve insegnare questa persona che sarà, non so, il vostro transfer, vostra guida per arrivare in certo punto di formazione. Irina, grazie mille a te per le tue parole, soprattutto. E veramente sono felice che con me voi siete tutti, perché avete avuto, diciamo, la fiducia anche in me e anche soprattutto in voi stessi. E so, così si va avanti. Grazie mille, Grazie. tesoro. State bene, mi Grazie. raccomando, attenti sempre. Ciao. Allora, ragazze, qua se vuoi avere delle buone basi, devi cercare la formazione fatta come si deve e non chiacchierare la signorina in capo. Brava, concordo con te, Vittoria. Allora, adesso vediamo dov'è nostra Simona. Si è perso dalle Marche. Simona, cerca di mandarmi invito. Può darsi che c'è qualcuno qua che vuole parlare con me in diretta? C'è qualcuno? Ah? Se c'è qualcuno che vuole parlare con me, io volentieri ascolto. Eccoti. Ciao Ciao Vic. Simona! Ciao, mi puoi Ciao dire Simona! un'occhiata? Eccoci qua. Ok, come stai? Ma insomma, impazzisco, sono già 25 giorni che siamo qua. Lo so. Simona Ambrogio è un professionista che è partita molti e molti e molti anni fa, prima di noi, cioè, diciamo, io ero ancora andavo sotto il tavolo di cucina quando lei è già iniziato. Ma non perché, non sto parlando di età, attenzione, non sto parlando di età, sto parlando di persona che nel campo di estetica, nel campo di trucco permanente è già da tanto tempo. Sì. C'è qualcosa, voce, c'è sottofondo una voce che io mi sento anche. Io sono sola in questo momento. C'è qualche altro dispositivo, può darsi che lo... C'è un dispositivo qua, provo a spegnere, Vic. Ho Dai. spento, non so se quello. Senti? Non lo so, io comunque mi sento doppia volta.
Forte. Non... Io ti sento benissimo, mi dispiace. No, succede. Simone. Sì. Tu, come sei una persona molto adulta, con tanta esperienza, diciamo, con un carattere buonissimo, e sei veramente brava. Che cosa pensi tu anche di questa situazione? Dunque, per quel che riguarda i corsi online, riferito a questo discorso qua, io veramente rimango allibita. Allibita perché come si può effettivamente tecnicamente apprendere in un corso online un corso base. Io credo che i corsi online, come io personalmente poi ho fatto con te, perché anch'io ho acquistato i tuoi webinar, cioè sei stata sempre pioniera su questo. Devo adesso tutti fanno webinar. Ho guardato oltre. Esatto. Quindi io credo che un corso online possa essere utile, sì, ma quando tu hai già una preparazione di base già affermata, già fatta, insomma, precedentemente. E allora un webinar, un corso online ti può senz'altro servire per perfezionare queste cose. Ripassare. Esatto, ripassi, quelle piccole cose, quelle tecniche, non so, la tecnica di sfumatura, che ovviamente quella che io ho studiato non è quella che tu mi hai trasmesso e mi hai dato, ma che mi sono formata. Quindi sono venuta, sono partita, come giustamente come dice Irina, prendi, parti, vai sacrifichi il tuo tempo e investi su te stessa e su quello che poi sarà il lavoro. Quindi io no, sono veramente sono rimasta un po' a bocca aperta, scioccata, come si dice qui da noi, a bocca aperta. E tant'è, anzi, che noi su Pesaro, nella scuola di formazione professionale, quest'anno abbiamo inserito, appunto, siccome devono partire i corsi base nostri a Pesaro, quindi abbiamo inserito alcune ore, diciamo, di avviamento verso i corsi base. Esatto. Quindi più di così l'abbiamo inserita come materia scolastica, ma ovviamente... Per poi indirizzarle ai corsi. Perché appunto le ragazze devono essere presenti, non possono essere. Certo. Siamo tutti d'accordo su stesso argomento, diciamo, non parliamo male, io voglio precisare, ma noi abbiamo il nostro pensiero e quello che vogliamo. Diciamo esprimere. Esatto, esattamente. Grazie. Esattamente. Cara, grazie per l'intervento. Speriamo di abbracciarci presto. Spero che tutte state bene, mi raccomando, a casa. Sì. E molto, grazie. Molto un bacio grosso. Ciao, ciao a tutti, ragazze. Ciao. Allora. C'è mica qualcuno che vuole accendersi qua su questa diretta e anche parlare 5 secondi, 5 minuti di qualcuno, se vuole, se ha coraggio, può mandarmi invito, io accendo e ne parliamo un po' anche dal punto di vista quello che pensa la persona, ok? C'era qualcuno che prima mi... Ciao Robledo, ciao! Allora, vediamo se si accende questa persona. Adesso va, si accende e poi... non c'è linea. Sta andando, ma non c'è linea. Non c'è linea.
Io sono qua che praticamente io c'ho linea piena, ma Elona, manda ancora. Vediamo. Elona, probabilmente hai mandato quando si parlava con le altre persone. Ciao! Ciao! Ciao, piccolo! In compagnia, mamma, Ecco. 4 ore sono occupata. Un manager di futuri dermopigmentisti, va. Parliamoci così. Padre imprenditore, mamma imprenditrice dermopigmentista, va. E anche adesso va, che piccolo andrà in direzione di imprenditoriale. Cri, ciao, spero tanto che state bene. E da parte di Trento. Trentino, da quella parte dell'Italia. Che cosa tu pensi di questa un pochino situazione di... Come dice Simona, giustamente, trovo giusto accedere a questi corsi online solo però alle persone che già sono degli operatori che si sono formati da persone, insomma, come te, che danno veramente delle nozioni che solo tu ci fai lavorare molto bene. E, aspetta, perché qui col bambino è un Sì. casino, fare una diretta. Già esistevano questi corsi base di 2 giorni, per me già assurdi, che io ho fatto. Ti ricordi che io vengo già a un'altra scuola e ho fatto un corso base di solo 2 giorni. E lì però bisogna avere anche la coscienza di dire no, mi fermo perché sto facendo delle grandi cagate alle clienti. Però purtroppo ci sono ancora. Mi stupisco veramente che esistano adesso anche corsi online, dei corsi base online. Veramente sono allibita, come dice Simona. Mamma mia. Oppure dei corsi, diciamo, insegnano pure gratuitamente le cose che non sono vere, che non sono quelle che esistono ormai nel 2020 in No. questa pigmentazione. Esattamente. E questo che mi stupisce, perché veramente uno va in tilt totale perché non capisce neanche da dove deve poi iniziare. No, non è fattibile. Comunque non mi viene da ridere un po', e tutto torna indietro. Alla fine, mai come in questo ultimo periodo, a parte, vabbè, la quarantena prima, arrivano poi tutti questi clienti disperate che ti chiedono aiuto. Infatti, i tuoi grandi, bellissimi corsi di cover up, non mollare, Vittoria, perché serviranno, mi sa, tantissimo. No, ricordo. Beh, ormai sono finiti i visi puliti. Ormai è iniziato, voglio fare anche un tutorial su questo argomento, che per master che per anche i clienti, proprio su questo argomento. Finiti i visi puliti vuol dire che si va o a rimuovere o a coprire quello che c'è già. Comunque tutto torna, io ho anche tante concorrenza qui e fanno corsi di 2 giorni, mi sorrido e dico, vabbè, ognuno fa il suo percorso, però poi le clienti arrivano a chiederti aiuto, osservano molto i social e un po' si documentano adesso le clienti e insomma. È giusto perché ovviamente donne ce l'abbiamo noi solo questo viso unico nostro che diciamo bisogna essere attenti. Dai, ti lascio col piccolo perché Sì. lui Ah. sta facendo. Lo so che io vedi che ho scappato in macchina perché lo sapevo Prima sono andata un finisce. attimo in Finisce giardino. male, praticamente sono vicino a casa in macchina sotto
Perché? Grazie Cristina, grazie e mi raccomando, state bene. Grazie a Ciao, voi, un abbraccio. ciao, un bacio, ciao. Allora, adesso è, diciamo, ora di Elona. Elona, porca miseria, mandami sto invito, dai, vai, veloce. Sì, staranno spiando dalla finestra, esatto, eccola qua, Elona. Ragazze, chi vuole venire con me in diretta e parlare con me di qualche argomento, sempre benvenuti, possiamo fare anche altre dirette. Dove sei, Elona? Elona, io ti ho accettato l'invito. Tra l'altro, vedere anche le mie labbra dopo Colortune guarite e tutto quanto stanno benissimo. Vai Elona. Adesso vediamo se si accende. Ciao, Ciao. non mi vedo, mi vedete? Parlare adesso i balli albanesi qua diretta. Ciao Elona Ciunai, direttamente dalla Puglia, perché noi ci abbiamo tutti i nostri trainer da tutte le parti dell'Italia. Elona, come stai? Bene, bene, chiusi a casa. Bene, Non diciamo andiamo che deve essere così, non siamo in galera, ma dobbiamo, diciamo, fare precauzione di questa malattia. Elona, tu non lo so come sto parlando in nero al vuoto. non capisco, c'è qualcosa che non va con Instagram. Elona, dimmi velocemente Allora, io... cosa ti viene in mente, diciamo su questa situation. Sono un po', tra virgolette, antipatica quando si apre questo discorso, perché sono totalmente contraria a tutto ciò che è, diciamo, i corsi base, tutto ciò che si fa online. Non sono per niente... diciamo d'accordo, perché penso soprattutto nel mondo del trucco permanente, della dermopigmentazione, là ci deve stare l'insegnante sopra di te che ti deve vedere che tecnica, la mano, la pressione. Questo non si può assolutamente trasmettere tramite un PC o un telefono. Quindi sono totalmente contraria, ma soprattutto sono contraria a quanto tutto ciò è gratis. Io non lo so, non so chi è questo santo che fa queste cose. Io nella mia vita ho pagato sempre tutto con mille sacrifici e non vedo nessun motivo che le mie conoscenze, quel poco che sono, io le devo dare gratis. Assolutamente no. No, assolutamente no, sono assolutamente d'accordo con te tutti quanti, perché gratis non si fa niente, si può dare qualcosina, un assaggio, ma poi ovviamente anche le ragazze non lavorano gratis in cabina e nessuno vuole lavorare gratis, perché io, aziende e anche accademia, devo dare sempre tutto gratis. C'erano anche i discorsi del webinar, quello su allergie. Lo Reazione allergica Vita, che quando abbiamo messo. sai cosa penso? È un conto quando è un argomento con i segmenti, magari qualcosa, un stimolo, o sulle allergie che si è parlato, ma non il corso base gratis. Assolutamente no. Gratis è tramite software. Avanzato, non solo Non base, solo. ma anche avanzato, quello a cioè che loro chiamano avanzato, ma non lo è e non lo sappiamo. Poi appunto Rossella dice, forse ho capito, mi sa che dà anche attestato. Attestati,
posso dire la mia? Chi è stato nel mio studio lo sa che io non ho nessun attestato appeso sul muro. Che ne ho abbastanza tanti che non mi basta neanche accademia per appiccicare. Cosa volevo dire? Che con attestati, diciamo, VoIP, è un foglio. È un foglio, diciamo, che non è che serve tanto, le vostre mani che vi servono e i vostri clienti che sono i vostri attestati, quelli visi che vanno in giro sono i vostri attestati. Attestato quello vero è da dove, Elona? Da un corso di igienico-sanitario, cioè abilitazione, quella che ti fa da un patentino con cui tu puoi lavorare ufficialmente, puoi aprire la scia e tutto quanto, giusto? Ecco, e comunque quando mi hanno detto, scusa che ti interrompo, quando mi hanno detto, ah, io devo pagare il diploma, ma mi devi scusare, tesoro, hai fatto un webinar online gratuito, che tra l'altro le piattaforme costano tanti soldi. Non ho fatto webinar sulle piattaforme di Facebook, Instagram, eccetera, perché mi ritengo una professionista, giusto? Io non lo faccio ai gruppi chiusi di Facebook perché non ho soldi, perché probabilmente loro non hanno soldi per queste piattaforme, perché non lo fanno Fanno tutto tutto gratis. gratis, forse fanno tutto gratis. Comunque quando mi ando, certo che io ti vendo il diploma per vari motivi, perché la carta e stampatello costa, giusto? Non è che io vado a Carrefour, un negozio di cancelleria e prendo tutto, diciamo, gratuito, loro mi regalano, non è vero, mai così stato, e a me personalmente non è stato mai regalato nulla, anzi, sì, esatto, faccio pagare perché proprio per questo motivo abbiamo deciso di mettere in pagamento la diploma, perché molti hanno cominciato a contattare noi che hanno fatto il corso e noi non diamo diploma. Sì, noi diamo diploma, ma in pagamento, perché il corso in questo giorno è stato gratuito. Invece adesso abbiamo messo tutto questo corso a 39 € e anche lì inclusa la diploma. Ecco, Elona, sei andata in tilt, non ti vedo, ci sei? Insomma, di quello che io diciamo, ci sei perché sei sparita un attimo. Non so come mai non sta funzionando internet. Problemi, non lo so. Ecco, per cui io sono d'accordo con te, condivido anche il tuo pensiero per quanto riguarda i corsi proprio online, soprattutto base, ne parliamo già da mo', Sì. per cui io credo che anche i dottori non vanno a studiare gratis o qualcosa nell'università di Online. medicina. Ecco, per cui vabbè, i consigli quali che dai alle ragazze? Io i consigli che do soprattutto a tutte, ma anche alle mie, diciamo, corsiste allieve che sono uscite da me, prima che volete camminare, andare avanti, è bello che avete quella voglia di andare tanto avanti, sono io la prima che voglio correre, però questi giorni approfittate di leggere bene, di imparare a memoria tutto il materiale dato al corso base, ma imparare a memoria bene, dare un perché quella frase, perché c'è quella frase, perché Vika ha scritto così. Dopo che imparate tutto bene, tanta pratica e potete andare avanti, ma se non leggete, non sapete niente di ciò che abbiamo parlato nel corso base, è inutile che camminate. Io sono proprio Esatto. imparato passo per passo. Volevo precisare che le ragazze che adesso mi sentono, ciao tesoro, sentono che può darsi che suonano le note da donna, se lui come donna suona troppo adesso.
le ragazze che vogliono anche venire da noi, imparare la professione dall'inizio oppure prendere nozioni già avanzate, volevo dire cosa volevo dire? Già, cazzo, mi sono persa. Ho perso proprio il mio pensiero. E insomma, vabbè, adesso poi quando mi viene in mente. Ah, volevo dire che loro hanno scelto questa professione. Voi che avete scelto questa professione, e vuol dire che voi che dovete imparare a fare bene, andare avanti, esercitarsi, eccetera, giusto? Che, cioè, se io scelgo di essere un medico, il mio compito è di diventare bravo medico, perché non è che posso adesso andare a prendere un bisturi in farmacia, tagliare me stessa o chiunque e dire ah, io medico, e poi per cui chi ha scelto questa professione deve lui proprio darsi da fare. Giusto? Un caffè, Aurelia! Ciao! Ciao Sicilia! Io adoro la Sicilia, tra l'altro. Allora, grazie mille Elona, per la tua diretta, per condivisioni. Un abbraccio, bacio forte e ci sentiamo, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, Aurelia, mi fai morire. Inoltre, il talento deve essere remunerato. Tutto deve essere, tutto, cioè io posso dire anche da parte mia, tutti dicono che sì, tu sei adatta, eccetera. Sì, può darsi, ma io vi assicuro che senza fatica, senza tanta pratica, senza sudore, senza nozioni giuste, senza formazione continua, non potete ottenere nulla. Già abbiamo parlato tanto, già sono passate quasi 2 ore, mi raccomando, tutti state bene, io basta finisco qua perché è passato troppo tempo e vi posso solo dire grazie di vostra partecipazione e ci vediamo qua, cercherò di uscire spesso e voglio solo dirvi che il formaggio nella trappola non è gratuito. Ok? Ciao a tutti. Ciao ciao.